intervento. I pazienti transitano dalla sala operatoria all'adiacente sala risveglio, recovery room, che è attiva, unica praticamente in tutta Messina, cioè tra Policlinico e Azienda Ospedale Riuniti Papardo Piemonte. Questa attiva ha due posti letto che sono dedicati alle due sale operatorie, c'è una terza sala anche ovviamente per le urgenze. La paziente viene quindi monitorizzata per ogni parametro, con un sistema riscaldante viene riscaldato anche il letto, e fino alla stabilizzazione dei parametri vitali. Quando l'anestesista decide poi che la paziente si è stabilizzata, viene rinviata al reparto di competenza. La peculiarità di questa stanza è, prima di assicurare le condizioni stabili della paziente prima di andare al reparto, la seconda e molto più importante è quella di stabilizzare anche il dolore. In questa stanza viene curato in maniera particolare la tollerabilità del dolore, facendo eventualmente dei farmaci che ne diminuiscono il dolore sino ad annullarlo, per cui è importante, oltre a stabilizzarlo, partecipare a quel progetto che sarebbe l'ospedale senza dolore alla fine dell'intervento. La signora è stata appena operata di un intervento molto impegnativo, ha fatto una laparotomia addominale allargata e sono passati pochissimi minuti e, come si può vedere, è abbastanza tranquilla, insomma, senza dolore. Questo per noi è un obiettivo e un orgoglio che ci riempie di gioia, ed è stato possibile grazie all'interessamento del nuovo primario, il dottore Luppino, e del direttore sanitario nuovo, perché nella passata gestione non era stato possibile attivare questa stanza. Concludo dicendo che chiaramente la sala risveglio risponde a dei criteri legali, ovviamente secondo procedure, linee guida SIARTI, che è la nostra società italiana di anestesisti rianimatori, con dei ricambi d'aria particolari, con la monitorizzazione, con i respiratori automatici, il sistema riscaldante, tutto quanto necessario ovviamente per assistere il paziente.